il bentornato, il benvenuto a Nicolò Famiglietti, benvenuto. Grazie. Perché ci dobbiamo allenare in previsione dell'estate, dobbiamo tornare e riprendere la forma sperando che arrivi anche il bel tempo, anzi un nostro saluto a tutte le popolazioni colpite in questo momento da queste alluvioni terribili all'Emilia Romagna. Però un saluto anche a loro. Iniziamo subito, che tipo di allenamento ci farai oggi? Guarda, io sono venuto a portare i compiti per l'estate, visto che in questa stagione sono venuto spesso, ho portato sempre degli allenamenti, oggi ho portato i compiti da fare nella stagione estiva. Okay. Un allenamento, Monica, semplice. Sempre con il sorriso? Sempre con il sorriso, quello è fondamentale. Okay. Un allenamento molto semplice da fare ovunque, anzi consiglio, visto la speranza che arrivi la bella stagione, proprio di farlo, farlo all'aperto, al parchi, al mare, dove vogliono. Sono quattro esercizi in cui lavoreremo ogni esercizio 50 secondi con 30 secondi di pausa, da fare totalmente a corpo libero e senza stressare, come sempre, le nostre articolazioni. Articolazioni, questo è importante, non si stressano, questi sono semplici, facili, li dovete far bene, ecco, e questo è l'unico consiglio che possiamo dare. Iniziamo subito con il primo esercizio. Allora, il primo esercizio, lavoriamo con le ginocchia leggermente piegate, sono dei lunge laterali, quindi ti faccio vedere subito l'esercizio, vi faccio vedere l'esercizio. Con in posizione di mezzo squat vado a spostare i piedi destra e sinistra con la punta che appoggia lateralmente. Questo esercizio è molto utile sia per attivare tutto il nostro sistema cardiocircolatorio, perché come vedi è un esercizio aerobico anche un po', attivo, ma va a lavorare bene anche i nostri glutei, i nostri muscoli delle gambe e il nostro core, perché l'addominale è sempre in massima contrazione. Questo, non c'è un'attenzione? Insomma, dobbiamo fare attenzione a qualche cosa? Allora, sicuramente, come ti ho detto, le ginocchia devono essere sempre piegate. Stringere forte l'addominale. Un'attenzione è l'appoggio del piede, perché il nostro appoggio è sempre sulla gamba centrale. Quindi, quella che va lateralmente è solo di appoggio. In realtà, il movimento, il lavoro viene fatto dalla gamba che rimane al centro. Al centro, ferma. Allora, questo è il primo esercizio. Sì. Allora, il secondo esercizio, ripetiamo per quanto tempo va fatto? 50 secondi, quindi timer alla mano, 50 secondi e recupero prima del secondo esercizio, 30 secondi. Allora, vediamo subito il secondo esercizio. Secondo è un esercizio un pochino più tecnico, perché andiamo a fare uno squat sumo, quindi... Questo ce lo devi spiegare bene. Bravissimo, perché fondamentale è la posizione di partenza, quindi le punte che guardano all'esterno, schiena dritta, scendo... e salgo. Non puoi sbagliare, non si può sbagliare se si sente lavorare l'adduttore, l'interno coscia. Qual è la differenza con l'altro squat, quello normale? Allora, intanto la posizione. Ok. Questa è una posizione, come ti dicevo, eretta. Mentre nello squat normale andiamo dobbiamo andare indietro. Nello squat normale andiamo a sensibilizzare più i muscoli gluteo e femorali. In questo, in realtà, il nostro focus le cosce. È l'interno coscia. È l'interno coscia, l'interno questo coscia. Importante. Questo è il secondo esercizio. Sì. Andiamo al terzo. Sempre 50 secondi. Sempre 50 secondi e 30 secondi di riposo. Allora, terzo esercizio. Terzo esercizio, lavoriamo bene il nostro addominale con un knee up. Qui è fondamentale l'equilibrio, quindi rimanere nella posizione di equilibrio e porto su alternate le ginocchia. Questo esercizio a cosa fa bene? Ricordiamolo, perché non solamente le gambe, no? Facciamo assolutamente questo. A cosa fa bene? Addominali, glutei, ma anche un esercizio di coordinazione, perché dobbiamo abbinare braccia e gambe, quindi anche i nostri muscoli dorsali che lavorano con le braccia. E questo, facciamo, questo è il terzo, andiamo al quarto esercizio. Quarto esercizio, e questo è un bellissimo... Oggi ti stiamo facendo faticare. Oggi ti sento un po' affaticato. Guarda, ma è la prima, è l'estate che arriva. Quarto esercizio, sempre con le ginocchia leggermente piegate, è un six wave, guardami bene. Allora, parto in questa posizione, con le braccia, con le mani lunghe e vicino ai fianchi. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. E lo ripeto. A cosa serve questo esercizio? Allora, questo è un esercizio, uno dei migliori secondo me per allenare le nostre spalle, ma tra l'altro andiamo a lavorare tutti i muscoli paravertebrali. Per cui questo è semplice, semplice proprio. Se vogliamo aumentare un po' il carico di lavoro, naturalmente possiamo afferrare due manubri o due bottigliette di acqua come carico di lavoro come maggiore. Carico di lavoro maggiore. Però io consiglio di farlo comunque in libertà. L'importante è, uno, due, prendere sempre delle piccole pause tra un movimento e l'altro, perché sono sei movimenti, per questo si chiama six wave. Ok, sei movimenti. Allora,
questo sempre a 50 secondi, cioè, e 30 secondi, però noi ci vogliamo anche un po' rilassare, no? La respirazione è fondamentale, soprattutto quando la mattina ci alziamo, il bel tempo fuori, gli uccellini, vogliamo ritrovare il nostro benessere. Che cosa, sentiamo anche questa musica di Einaudi, bellissima, che ci può accompagnare, soprattutto con la respirazione, vero? Assolutamente, sì, guarda, la respirazione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per volerci bene. E ci sono due tecniche di respirazione che, se vuoi, te le faccio subito, vedere. La voglio imparare. La prima, che è sicuramente la respirazione per eccellenza, che è la respirazione diaframmatica. Quindi, guarda, molto semplice, mettiamo la mano destra all'altezza della nostra pancia, volendo chiudiamo anche gli occhi, prendiamo aria dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Quando prendo l'aria dal naso, come se avessi un palloncino nel nostro addominale. Si deve gonfiare la pancia. Si deve gonfiare, guarda, questo qui. E poi, e quando espiro, sgonfio il palloncino. Pensate tutti di avere un palloncino dentro la vostra pancia. Prendo aria dal naso, lo gonfio al massimo, fuori l'aria e lo sgonfio. Quando espiro, quindi quando sgonfio il palloncino, faccio uscire anche tutte le tensioni, esatto, tutti i problemi che abbiamo, liberiamo la mente. Guarda, pochi minuti al giorno è un tocca sano. La mattina, questo è il primo, no? Per ritrovare, insomma, la nostra respirazione, il nostro respiro, per sentire, perché noi non sentiamo tante volte quando respiriamo. Bravissima, e poi il lavoro del diaframma ci aiuta anche per allungare tutti i nostri muscoli della colonna vertebrale, perché il diaframma è un muscolo importante, riuscire a mobilizzarlo ci aiuta comunque sia anche a migliorare tutta la nostra muscolatura. L'ultima cosa. Perché noi d'estate magari non abbiamo tanta voglia di allenarci perché fa caldo. Tu ci puoi dare dei trucchi per capire come ritrovare questa voglia? Magari degli allenamenti piccoli, brevi, fanno bene ugualmente? Guarda, questo allenamento che ho proposto oggi è ottimale da ripetere comunque 2-3 volte a settimana anche per tutta l'estate. Ma poi anche utilizzare i gesti quotidiani per fare attività fisica. La bella stagione ci aiuta, anche parcheggiare, come dico sempre, non proprio davanti al supermercato, ma ragioniamoci, parcheggiamo 200-300 metri distanti, facciamoci questa bella camminata, andiamo l'estate a fare una bella passeggiata al mare, lungomare, sfruttare al massimo questo per vivere una vita in benessere ed essere più attivi. E sempre con il sorriso, sempre grazie a Nicolò Famiglietti, grazie, grazie per averci fatto compagnia. Grazie.